Buonasera, allora io ho un compito insomma, abbastanza ampio perché se è vero che tutte le sezioni del manifesto si tengono e si compenetrano, quella sulla cultura ovviamente è quella che abbraccia di più, insomma tutto ciò di cui abbiamo parlato adesso, anche la cartolina di Beatrice che ha parlato prima di me aveva il termine culturale all'interno, quindi in realtà il modo in cui affrontiamo la cultura, inteso nel senso più operativo, il più tangibile, cioè i beni culturali, che è poi quello di cui mi occupo non solo in questo caso, non solo in questo momento, ma anche nella vita, il modo in cui ci occupiamo, in cui ci atteggiamo, ci poniamo nei confronti del nostro patrimonio tangibile e culturale, in realtà si riflette anche sul patrimonio non tangibile, cioè sulla cultura che permea tutto ciò che facciamo, tutto l'atteggiamento che abbiamo nei confronti anche delle altre sezioni. All'inizio Stefano parlava di politiche della pace, politiche per la pace, e dietro alle politiche per la pace, alle politiche per l'inclusione, alle politiche per qualsiasi cosa, ci sta chiaramente anche una cultura per la pace, dell'inclusione. Quindi agendo su un patrimonio tangibile, in qualche modo andiamo ad influire anche sul modo in cui pensiamo le cose, sul modo in cui gestiamo tutto il resto della nostra società. Per quanto riguarda la cultura in se stessa, la cultura, i beni culturali, è sempre molto difficile perché da una parte la parola cultura rischia di essere una grande categoria generica che in realtà alla fine non individua dei contenuti e dei processi precisi, fa perdere un po' di concretezza e un po' di focus se si tiene su un piano generale. E assolutamente questo non è lo spirito del manifesto. Il manifesto è anche un'indicazione non solo appunto di pensiero, ma anche proprio di cosa da fare, di come farle, di come attuare il pensiero che sta dietro, che sta alla base del manifesto. Dall'altra parte, un'altra cosa che può succedere quando si parla di cultura è di cadere nella retorica delle frasi fatte. E questa è una cosa che non serve a nessuno, perché non serve che si facciano grandi convegni, si intervenga dicendo che con la cultura si deve poter mangiare, che la cultura è il petrolio di questo paese e poi non si sia conseguenti di queste banalità che hanno una radice nella realtà, ma in realtà ormai non la descrivono più. Anche per la cultura non volevamo che il manifesto fosse distaccato da questo modo di lavorare, da questo pensiero che però si faccia anche azione e mobilitazione, come per tutto il resto. Abbiamo imparato dal lavoro sui diritti che bisogna fare particolarmente attenzione all'intersezionalità, cioè dove ci sono delle intersezioni si rivela la fragilità e a volte addirittura l'inadeguatezza della gestione delle cose. Anche per la cultura è così. Quali sono le intersezioni che abbiamo individuato lavorando a questo campo? Ce ne sono moltissime. Per esempio, il punto di intersezione tra la mancanza di fondi, la mancanza di vile denaro che però muove molte cose, e l'intersezione tra questa mancanza di fondi e l'uso e l'abuso del lavoro volontario, per esempio. Questa intersezionalità crea un enorme problema per il professionismo culturale e se c'è un problema di professionismo e di lavoro culturale, c'è un problema dei beni culturali. Non è soltanto soltanto tra virgolette, fine al diritto del lavoratore e alla uguaglianza e alla giustizia del trattamento dei lavoratori, ma è un problema di servizio, di restituzione del bene culturale e, come dicevamo prima, quindi della cultura tout court, della cultura a tutto tondo. Abbiamo un problema di intersezione tra la grande concentrazione del turismo di massa in alcuni luoghi culturali precisi, in alcuni beni culturali precisi, che sono quelli verso cui dirottiamo, tendiamo a dirottare inconsapevolmente o programmaticamente, in alcuni casi programmaticamente, le persone, e la conservazione di questi beni culturali.
Come cerchiamo di risolverlo in questo momento? Spesso e volentieri con delle misure puntuali, inefficaci, dietro cui arranchiamo dietro al problema. Penso ai numeri chiusi, qui siamo a Milano, c'è una polemica, una diatriba da molto tempo che adesso è entrata nel vivo, proprio negli ultimi mesi abbiamo seguito questa discussione sul Cenacolo, che è uno dei luoghi simbolo di Milano. Un altro problema di intersezione tra il bene culturale e l'eccessiva attenzione, che fa ridere quasi, per determinati beni e non altri, e il modo in cui viviamo le nostre città. Penso a Venezia, che da sempre, da anni, è al centro della discussione tra il voler accogliere il più turisti possibili, perché sono una risorsa economica, senza badare discutendo senza trovare soluzione della qualità di quel turismo, sia per chi lo subisce vivendo in città, sia per chi lo vive vivendo un'esperienza che poi rischia di non essere all'altezza del patrimonio di cui stiamo parlando. E ce ne sono molte altre, ha intervenuta prima Annalisa Corrado, quindi ovviamente non voglio sconfinare, anche se appunto di sezione in sezione si sconfina, però citerò soltanto il dissesto del patrimonio, il patrimonio paesaggistico, il patrimonio e anche oltre a essere il paesaggio stesso una parte del patrimonio culturale, abbiamo anche dei dissesti nei beni, nei monumenti stessi che subiscono danni. Non penso soltanto ai danni ingenti in caso dei terremoti, in cui oltre alle vite, alla tragedia della perdita di vite umane, si rischia e spesso si sono avute anche delle perdite di beni riconosciuti patrimoni dell'umanità, ma penso anche a episodi minori, per esempio casi in cui per incuria legata alla, ed è qui che sta l'intersezione, legata alla deregolamentazione degli interventi sul territorio, ci sono stati crolli, ci sono stati smottamenti, ci sono stati problemi paesaggistici, ambientali, che hanno anche influito sul patrimonio culturale. L'elenco, avevo un elenco molto lungo, ma mi hanno detto che bisognava stare nei tempi, giustamente, e mi sembra che questi primi esempi abbiano reso l'idea. Sono tutti punti da cui partire, punti che però non diano vita a una riforma, a un cambiamento puntuale, ma organico, perché è quello di cui abbiamo bisogno, una visione. Anche qui ricito di nuovo Annalisa, mi scuserà, mi approprio del termine, ma insomma la visione, visionari è quello che ci dicono ogni tanto, utopistici, eccetera, eccetera, una visione che tenga insieme tutto ciò, tenga insieme i punti e li trasformi in un disegno organico. Come abbiamo lavorato? Come stiamo ancora lavorando? Abbiamo incontrato tutte le persone che potevano dare un contributo, le associazioni di categoria, i professionisti di diverso tipo, dico di diverso tipo perché abbiamo incontrato una grande disomogeneità di trattamento contrattuale, denominazione, eccetera, eccetera, ma insomma una grande omogeneità di problemi, una grande disomogeneità di trattamento. Abbiamo incontrato amministratori, studenti, studiosi, professori, associazioni di residenti, cercando di vedere, e di consumatori, cercando di vedere tutti i lati del problema. Li abbiamo incontrati singolarmente, li avevamo incontrati ai tavoli di lavoro e a tutte le occasioni di confronto che siamo riusciti a creare, dal Politicamp alla Costituente, al convegno proprio a Venezia, citavo prima Venezia, è stato organizzato qualche mese fa proprio un convegno su questo tema del turismo e della residenzialità, abbiamo invitato loro ai nostri tavoli di confronto, siamo stati noi ai tavoli di confronto degli altri. Ci vuole un grande lavoro per tenere insieme tutto questo, perché alcuni interessi, e uso la parola interesse in senso positivo, nel senso di appassionarsi, nel senso di essere interessati alla situazione esistente e in divenire, alcuni interessi necessitano di una grande mediazione, proprio per la natura di intersezione e di composizione diversa che dicevo prima. Altri interessi necessitano di sintesi, altri devono uscire dalla casistica
puntuale e diventare modelli, diventare organici, altri ancora sono già normativamente e formalmente maturi, li abbiamo sottoscritti quando potevamo, ci sono delle campagne, andate pure a cercarle, si trovano facilmente su internet, noi le abbiamo citate in molti dei nostri post, penso a una realtà con cui siamo particolarmente in sintonia, insomma ci siamo, abbiamo lavorato, collaborato insieme, esiste un movimento nato dopo la riforma Madia che si chiama Mi riconosci, punto interrogativo, sono un professionista dei beni culturali, ne cito uno ma potrei citarne diversi. Abbiamo sottoscritto i loro progetti, ogni volta che abbiamo avuto la possibilità li abbiamo portati nei luoghi dove siamo nelle istituzioni, con i nostri rappresentanti, sia simbolicamente sia al di là del simbolo, cioè applicandoli quando si poteva. Tutto questo lavoro lo stiamo lavorando, recependo, lo stiamo integrando in un processo più ampio, che è poi l'ambizione non solo di queste pagine a cui abbiamo lavorato, c'è un gruppo di lavoro che da mesi più intensamente, ma in realtà da anni, perché c'è tutto il lavoro pregresso che ognuno di noi ha fatto singolarmente prima ancora di portare il lavoro all'interno della creazione del manifesto e di possibile in generale, lo stiamo integrando in un processo che è alla base dell'ambizione che abbiamo in queste pagine e in tutto il manifesto, cioè di creare un lavoro composito ma che vada a formare una visione unica.